Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Momenti di Doria. La trasmissione la conoscete, ormai la fate in pratica voi da casa, gli ospiti che si siedono sulla nostra prestigiosa poltrona, e quest'oggi c'è sicuramente un ospite davvero importante. Buonasera e benvenuto ad Enzo Sirotta. Buonasera, troppo buono. Allora Enzo, vediamo subito, dato che eri inquadrato, la maglia che è a fianco a te, ormai abbiamo imparato a gestirci. Se è bianca si gioca in trasferta, se invece è blu in questo caso allora si gioca in casa, quindi una partita che tu hai scelto è sicuramente molto importante, fondamentale, oserei dire, per la storia della Samp. Non ti chiedo qual è, perché abbiamo fatto qualche passo in avanti. Abbiamo una sorta di macchina del tempo virtuale che ci va ad elencare, insomma, i titoli delle gare. Allora facciamo un salto nel passato, anche se dal punto di vista virtuale, scopriamo insieme qual è la partita scelta da Enzo. Sampdoria-Milan, finale di Coppa Italia 1984-85. La Samp finalmente inizia a diventare grande davvero dal punto di vista, diciamo, del palmarès. Finalmente qualcosa si porta a casa. E questo è il reale motivo che ti ha spinto a scegliere questa gara, o ci sono altre motivazioni? Intanto è la prima Coppa che vinciamo. Poi fino a quel momento lì sono state l'andata e il ritorno, successivamente le partite più importanti che la Sampdoria ha giocato nella sua storia fino a quel momento. E poi era la coronazione di un percorso che era iniziato, parliamo dell'era Mantovani chiaramente, di un percorso che era iniziato qualche anno prima con le promesse non fatte ma, diciamo così, sussurrate, quello che si intuiva potessimo diventare, lo stavamo diventando. Di fatto ci stavamo sedendo al tavolo e stavamo mangiando una fetta di torta anche noi. E poi è la prima Coppa, quindi secondo me è un po' il primo bambino che ti arriva in casa, ha un ricordo particolare. E poi, non ultimo, devo dire la verità, quando mi avete chiesto, mi avete invitato, ho fatto mente locale, dico sì, effettivamente le partite con il Milan hanno segnato sempre delle tappe importanti nella storia della Samp. L'altra volta mi avete gentilmente invitato e io avevo segnato, ma come mi avete confermato, tanti altri l'avevano segnata come tappa importante, il gol di Chiori a Milano. Questa qua è una partita importante col Milan, ci sono state altre partite importanti col Milan, io reputo importanti tappe della storia della Samp, quindi parto dal 3-2 in casa l'anno nel 73-74, quando siamo stati penalizzati, cosa impossibile da pensare, vincere contro il Milan, piuttosto che la partita contro il Milan di Gullit. Cioè, tappe comunque che rimangono nella storia della Samp e nel ricordo certamente mio. Tu hai scelto, come hai detto l'altra volta, nella stagione inaugurale, puntata inaugurale di Momenti di Doria, Milan-Sampdoria 0-1 con il gol di Chiorri, una Sampdoria un po' piccola, forse povera ancora, anche se gli orizzonti erano sicuramente rosei e molto importanti. Ora torni, scegli un'ulteriore gara col Milan, quindi o Vincenzo Tirotta è un specialista nelle partite contro il Milan, oppure dalla squadra rossonera ci separa una rivalità particolare. Io ti chiedo, è davvero così? No, secondo me è proprio quello che ho detto prima. Casualmente, io credo, le partite contro il Milan hanno sempre segnato dei momenti importanti della nostra storia. Poi, se ci vogliamo mettere buon peso, che io da bambino mi ricordo Gianni Rivera, grande calciatore, però intanto è uno dei giocatori che ha segnato più gol, credo, insieme ad Altafini e potrei dire a Totti alla Sampdoria, quindi ogni volta arrivava ed è un nome ed è una maglia che ti rimane non nel cuore ma, diciamo, una spina nel fianco. E quindi no, credo che casualmente il Milan abbia rappresentato per noi dei momenti importanti, più o meno importanti. Squadra straordinaria il Milan, il club più titolato al mondo, si dice, comunque era così fino a poco tempo fa, credo che tecnicamente lo sia ancora. Siamo un po' la bestia nera proprio di questo Milan, perché sia a Genova che a Milano ogni tanto, anzi ogni molto spesso, ci riesce di esprimerci su livelli magari anche più importanti di quelli espressi generalmente dalla rosa attuale. Contro il Milan si riesce a dare, come suol dire, quel 110%, il massimo proprio delle tue possibilità. Qualche volta abbiamo dato anche il 111%, devo dire, giusto la partita quella di Gullit famosa, quando appena arrivato a Genova dal Milan, credo che lì abbiamo dato
111-112%, però è vero quello che dici, il Milan è molto stimolante, molto più dell'Inter, non so come mai, però è certamente, c'è una rivalità evidentemente più marcata, più accesa, più sentita da tutto l'ambiente, quindi si trasmette anche ai calciatori che di volta in volta arrivano, quindi non possono conoscere la storia della Samp e quindi portarsi dietro questo carrozzone di Allora, analizzando un po' invece la stagione calcistica 84-85, cosa ti ricordi di quel campionato? Noi stiamo parlando di una partita legata alla Coppa Italia. L'obiettivo Coppa Italia divenne tale, diciamo, perché sul cammino, durante il cammino si scoprì che effettivamente si poteva arrivare fino in fondo, oppure venne pianificata da un Paolo Mantovani che noi sappiamo essere stato molto legato alla Coppa Italia. Io credo che lì si sia chiuso un microciclo, cioè siamo venuti in Serie A, sono arrivati due stranieri, erano Francis e Bredi, sono arrivati ragazzi giovani, vedi Pellegrini c'era già, ma hanno iniziato ad arrivare quelli che poi avrebbero segnato la storia della Samp, la più bella, le più belle pagine della storia della Samp, era arrivato Roberto Mancini. E quindi da quell'anno lì abbiamo iniziato a crescere piano piano. Avevamo fatto il primo anno di Serie A con Olivieri, poi arrivò Bersellini e facciamo 2 anni forse in A con Olivieri, comunque facciamo un biennio con Bersellini. E l'anno in cui vincemmo la Coppa Italia fu un anno in cui noi giocavamo molto bene al calcio. Mi ricordo bene, anche se siamo in là con gli anni e quindi dovrei iniziare io a ricordare male, ma mi ricordo bene le giocate di Souness con Salsan in campo, che era una squadra quadrata, giocate importanti, giocatori importanti, una squadra viva, insomma Souness che va sotto la maratona e gli prende a calci il toro perché era una squadra di carattere. Avevano portato, Souness era arrivato alla Sampdoria dopo aver vinto la due coppe dei campioni con Liverpool, una da capitano a Roma contro la Roma. Quindi, voglio Insomma, dire, poca roba, giocatori. non ci voleva personalità, voglio dire, insomma, ci riusciva chiunque. Ecco, cioè diventavo di personalità anch'io vicino a Souness. Ed era una squadra che iniziava ad assumere. Quindi non parlerei di quell'anno, ma parlerei di un periodo della Un'era. Samp. Sì, l'apprendistato a grande squadra l'abbiamo concluso lì, secondo me. Allora, io direi di andare a vedere con l'aiuto della regia la schermata che ci ricorda insomma un po' come la Samp è arrivata a giocare quella finale e ricostruisce dunque il percorso. Subito dopo guarderemo chiaramente anche quella del Milan. Andiamo a vedere la schermata dunque che riassume la marcia dei blucerchiati verso quella finale. Eccola qua, con tanto di marcatore peraltro. Siamo partiti agli ottavi di finale, era una Coppa Italia peraltro, poi ne avremo modo di parlarne, sicuramente differente da quella attuale. Agli ottavi di finale, andata e ritorno, la Samp andrò prima a Pisa, dove si impose 1-2 con i gol di Vialli, poi Berggren e ancora Vialli al 62esimo a chiudere i giochi, e poi 2-0 in casa sul Velluto con Pari ed Evaristo Beccalossi, insomma una apparizione fugace quella sua in blucerchiato quell'anno, insomma Beccalossi. un giocatore importante che non stette poi moltissimo qui a Genova, è arrivato abbastanza a fine carriera. Quarti di finale contro il Torino, la rivalità qua era accesa al massimo, 0-0 a Torino contro i Granata, poi in casa 4-2 pirotecnico, Vjerkovud, il rigore di Francis, Francini, Comi, Francis e l'89esimo chiude i giochi, proprio Roberto Mancini. Sì, una qua Enzo Tirotta ricorda tutto. Mi ricordo assolutamente Ti sto niente. sparaflashando Però mi come Man state in Black. aiutando a Vabbè, insomma, ricordare. è un aiuto per la memoria. Allora, Sampdoria-Fiorentina 0-0, poi per quello che riguarda la semifinale, e la semifinale di ritorno invece a Genova, Fiorentina-Sampdoria 0-0, scusate, a Firenze, al Franchi. Invece a Genova-Sampdoria-Fiorentina 3-1, autorete di Occhipinti, poi il rigore di Francis, il gol di Vialli e al 75esimo c'è un sapore un po' di calcio che non c'è più, Pellegrini 3, Pellegrini terzo, insomma, i nomi. Fratello piccolo di Luca. Eh sì, credo che fosse il fratello più. Il fratello più Stefano? piccolo. No, Davide allora. C'era Davide, C'era credo che Davide, sì, fosse. Davide, perché Stefano era quello, credo, intermedio, o forse il più grande, vabbè. Ad ogni modo, questo è il cammino della Samp. Andiamo a vedere invece quello del Milan. Quindi la Samp è la prima finalista, per così dire, affronterà in finale il Milan. Il Milan invece ha questo
Seguente cammino agli ottavi di finale, affronta il Napoli a Milano, 2-1 finisce con il gol di Battistini, Bagni e il rigore, ahimè, del povero Di Bartolomei. Napoli-Milan al ritorno 1-1, gol di Battistini e Caffarelli. Nei quarti di finale Milan-Juventus 0-0, poi il Milan si impone a Torino, forse contro ogni pronostico, perché comunque la Juve era forte a quell'epoca, con il gol di Pietro Paolo Virdis. Semifinale che prevede lo scontro tra il Milan e l'Inter, finisce a Milano, tra virgolette, perché tutte e due giocano a Milano. Inter-Milan all'andata con in casa i nerazzurri 1-2 per il Milan con il gol di Rummenigge. Virdis e Icardi, Il nonno, che non quello che è, abbiamo sì, noi. probabilmente sì, probabilmente sì. Poi Milan-Inter 1-1 con il rigore di Bredi e Scarnecchia che va a pareggiare al 77esimo, consentendo dunque al Milan di raggiungere la finale. Vedremo poi le formazioni tra poco. Ti chiedo innanzitutto un parere su quel Milan. Arrivare in finale contro un Milan, una Sampdoria che stava crescendo, tra i Non tifosi era esattamente un Milan non era un stellare, Milan quello stellare, però comunque il nome era è un comunque, Milan lo vedremo pre. poi. È un Milan È un pre-Berlusconi. Milan pre-Berlusconi, quindi insomma in una fase abbastanza di stanca e il Milan stellare aveva ancora da venire. Però il tifoso blucerchiato a giocare una finale di Coppa Italia così importante contro il Milan, quali erano le speranze? Si era già contenti di essere arrivati alla finale? Oppure insomma dai che forse anche noi possiamo mettere la prima Coppa in bacheca? Io non mi ricordo la partita di ritorno, non ho un ricordo in cui ho avuto paura di non vincerla. Probabilmente, anzi, ingenuamente, abbiamo dato tutti per scontato che quella lì fosse già la nostra. Tanto avevamo vinto all'andata. Quindi era già diciamo che avevamo già messo un bel carico da 11 sulla Coppa. Però devo dire che l'ambiente Samp durante tutta la partita di ritorno non ha mai dato un attimo come dire, di cedimento, non ha mai avuto un attimo di cedimento, di tentennamento. Lì è stata una festa dal pomeriggio fino alla notte fonda. Quindi come me credo che abbiano ragionato tutti, quella era la nostra sera e lo è stata. Come detto, all'andata finì 0-1 per la Samp che vinse Milano col gol di Sunes, quindi già questa era una mezza notizia. E poi, insomma, al ritorno fu una gara sicuramente particolare. Andiamo a vedere le formazioni per quello che riguarda la gara di ritorno, quella in cui poi la Samp si imposta per due reti ad uno. Vediamo le formazioni insieme. Questa è quella della Samp con Bordon, Paganin, Reni Capari, Vjerkovud, Luca Pellegrini, Scanziani. Sunes, Salsano, Mancini e Vialli, l'allenatore era il mitico Bersellini. Non so se è, diciamo, abbinabile ad una filastrocca, ma che emozione ti fa venire in mente questa formazione? Beh, intanto che ogni tanto rivedendo le formazioni vecchie spuntano fuori dei nomi che sono talmente distanti dal tempo che ti sembra di aver dimenticato, invece sono soltanto lì in un angolino del cuore, ma penso a Bordon piuttosto che Paganini. Renica poi ha vinto, ha giocato nel Napoli, ha vinto lo scudetto, quindi magari poi è passata la storia con il Napoli, ma qualche paginetta di storia l'ha scritta anche da noi. Vedo Scanziani che era il Amato, capitano di odiato. quella. Insomma, li ha salvati poi qualche anno dopo. Amore e odio, dai, insomma. Vabbè, Eh sì, però vedi che vabbè. insomma Ricordiamo che Salsano, Sandro è il nostro Mancini, amico e Vialli. viene ogni tanto, però insomma, No, all'interno dell'ambiente vabbè. blucerchiato ognuno poi può avere la sua opinione. Comunque, Insomma, è il secondo me capitano è della stato. prima Coppa Italia della Sampdoria. Peraltro tutti quelli che l'hanno conosciuto, io l'ho conosciuto poi da post calcio, diciamo, non più da calciatore. Quelli che l'hanno conosciuto in attività me ne hanno parlato comunque come un calciatore di una straordinaria personalità. C'è un giocatore che era nato, pensato proprio per fare il capitano, aveva quelle caratteristiche che non te le insegna nessuno. O le hai o non le hai. Sì, a giudicare dall'esterno perché non ho mai conosciuto bene, e comunque adesso invece faccio un passo indietro, cioè Scanziani va ricordato per quello che è stato, e poi bisogna anche, quindi il capitano della Samp, il capitano, giocatore importantissimo, il capitano della Samp che è salita in Serie A, che è rimasto in Serie A con noi per qualche anno, e poi bisogna anche mettersi un po' così, non era proprio il calcio dove quando guadagnavi 3 anni ti mettevi a posto tutta la vita. Quindi ci sta che Vabbè, uno insomma. abbia fatto anche una scelta importante, che
che so peraltro però anche in qualche modo, se non condivisa, comunque accettata con il sorriso anche da Mantovani. È un'opportunità lavorativa. A me risulta che prima di fare quel passo si confrontò con Paolo Mantovani. Se non altro, questo era chiaramente un cenno di rispetto, voglio dire, un atteggiamento corretto in un mondo di cui per chiusare su Scanziani, il resto dei nomi, insomma, dimmi te. Sunes, Salzano, Mancini e Vialli, vabbè, insomma, poca roba, voglio pari, dire. Poca roba di Ercole, insomma, sicuramente una formazione straordinaria. Di Bordone hai qualche ricordo particolare? Di Bordone hai qualche ricordo particolare? Siamo ancora nel pre-Pagliuca qua. Sai qual è il ricordo di Bordon? Il fatto che Bordon era il terzo portiere della nazionale e veniva alla Sampdoria dall'Inter, ma non arrivava a 40 anni, arrivava ancora in un momento in cui poteva fare il portiere in Serie A sul serio. Quindi è stato uno dei tasselli che ci ha fatto dire dai, anche noi stiamo diventando, saremo presto una squadra importante. Cioè l'acquisto di Bordon venne interpretato come un segnale, possiamo dire. Era un segnale che Mantovani mandava, ambizione e non tu contrazione. Arriva Mancini comunque a 17 anni, quindi hai tante speranze, costa tanti soldi, ha fatto tanti gol, però speranze ne avevamo avute tante, Chiorri, per dirne una. E Bordon era un affermato. Francis è un affermato, Bredi è uno affermato, arriva dopo la Juve, sostituito solo da Platini, quindi erano nomi che ti facevano pensare sì, ok, siamo quelli che pensavamo saremmo potuti diventare. Lo stesso per Sellini, secondo te poteva essere un allenatore per andare a tagliare quel tipo di traguardo? Comunque una coppa, la prima coppa per una società che fino ad allora non ha vinto praticamente nulla, era un grande risultato, un grande traguardo. Sì, però devo dire una cosa, col senno di poi tu guardi Bersellini e ti ricordi il personaggio Bersellini, poi guardi la tua formazione e vedi tanti ragazzi, perché Paganin è un ragazzino, Renica, Pari, Vierkov, Pellegrini, lo era Salsano, Mancini e Vialli. Allora un sergente di ferro nel calcio che sta cambiando, con tutti questi ragazzi giovani, secondo me è durato un anno, infatti l'anno dopo siamo già andati in difficoltà. Quell'anno lì però è stato eccezionale, perché abbiamo fatto anche il quarto posto lì. Certo, tanta roba. Non si butta via nulla, la Coppa Italia forse mette un po' in ombra gli altri traguardi. Non è che noi abbiamo vinto la Coppa Italia e basta. Lì abbiamo fatto il quarto posto, se non mi sbaglio l'anno in cui ha vinto il campionato il Verona. Il Verona ha vinto nell'84, questo è l'84-85, non mi ricordo se l'anno prima o quello. 84-85. 84-85, allora sì. L'ha vinto il Verona, quando ancora era possibile. E quindi stiamo parlando di una Sampdoria che ha fatto bene durante tutto l'anno e sulle due competizioni. Si sente parlare spesso di turnover, no? Di due squadre, non riesco a fare l'Europa, Mazzarri che piange, allora invece con meno titolari magari si riusciva a essere competitivi su più fronti. Mazzarri, ti mordi la lingua, cosa fai? Mazzarri è come la Madonna di Civitavecchia, piange a prescindere. Piange a prescindere, è una definizione calzante, direi. Questa è la formazione della Samp, andiamo a vedere quella del Milan, un Milan non stellare, si è detto, un Milan ancora in epoca pre-berlusconiana, però insomma non era costituito da giocatori alle prime armi, anzi. C'era Terrano in porta, l'inossidabile Franco Baresi che stava non iniziando la sua carriera perché era già Franco Baresi, Russo, Icardi che evidentemente era molto meno offensivo del nostro Maurito, il povero Di Bartolomei come ha detto che ne veniva peraltro da un rapporto molto travagliato con la Roma, no? Una sorta di addio quasi costretto, lui che era il capitano della Roma e non aveva mai lasciato il suo ambiente, costretto ad emigrare al Milan, poi Tassotti, Incocciati e poi qui vengono i nodi al pettine. Wilkins, Hatley, Battistini e Virdis, allenatore il barone Lidholm, diciamo che l'attacco del Milan non è paragonabile a quello che poi abbiamo visto nei successivi 25 anni, tantissimi campioni qua insomma. Virdis è sicuramente un ottimo giocatore, però Virdis, sì, Hatley diciamo che a Milano è passata la storia come uno dei più grandi flop. Wilkins invece è quel Wilkins che poi ha lavorato con Vialli, se non mi sbaglio gli ha fatto da secondo al Chelsea quando ha fatto potrebbe essere lui. Battistini sarà è Sergio Battistini quello che poi andò a Fiorentina, ora vuoi non lo so, manca il nome.
Io, cioè, io, io ne so un po' della Samp, degli altri ne so poco. Cercavo ma di capire. Il Wilkins stato... credo che sia quel Wilkins. Sì, penso anch'io che fosse lui. Sull'Idom invece cosa mi dici? Era un periodo quello dove le squadre avevano tutti un allenatore molto istrionico, eh? Contava tanto la comunicazione anche allora. No, vabbè, però l'Idom, insomma, al di là che è stato un grande giocatore e da bambino ne sentivo ancora parlare. È diventato un grande allenatore, ma soprattutto credo che fosse un allenatore che metteva in condizione le sue squadre di giocare bene e sceglieva giocatori che facessero calcio vero, calcio bello. La Roma di Lidl è una squadra se proprio volessimo andare fino in fondo, la Roma e il Milan, che sono storicamente le squadre che hanno più brasiliani, scelgono spesso brasiliani, giocatori di una certa classe, sono tutte e due squadre che hanno avuto Lidl come allenatore, come se Lidl avesse così lasciato l'impronta iniziale e poi gli siano andati dietro le società negli anni a seguire. Sono piazze nelle quali c'è l'esigenza di una certa spettacolarità, secondo me, cioè il pubblico è abbastanza sì, però, di palato fino. Però gli arriva da dopo Lidl, più la Roma forse sì. Che il Milan. Il Milan aveva tradizione di giocatori, basta pensare a Rivera, ecco, sì, nel senso. Per carità. Però sono due squadre che stanno continuando nel tempo ad avere, quindi o lo erano già e avevano scelto Lidl per quel motivo lì, oppure Lidl comunque ha contribuito a mettere il marchio di fabbrica di comunque bel gioco, la ricerca del bel gioco, del giocatori un po', come dire, da palato fine, no? Sì, che vadano un po' a solleticare anche la fantasia del tifoso, insomma, divertente. Un po', noi abbiamo visto Chiorri, noi intendo dire in squadre, epoca... Noi... In epoca, insomma, era il primo che si vedeva forse di un certo livello, parlo dell'epoca più vicina a noi, perché sono per vedere Hochwirk, eccetera, eccetera. Bisogna essere un pochino anziani, non ti posso chiedere nulla su quello. Vabbè, comunque la partita rimane lì quasi in fase di stallo, a spezzare gli equilibri ci pensa Roberto Mancini. Andiamo a vedere il gol e poi tu mi racconti... Ti stavo chiedendo, ma me la fate vedere anche? Sì, perché te la facciamo vedere. Adesso sono andato a braccio, ma... Te la facciamo vedere, lo sappiamo che sennò poi non ti ricordi nulla. Andiamo a vedere il primo gol, quello di Roberto Mancini, commentato dal mitico Nando Martellini, e poi lo commentiamo in studio. Sones. Paganin. Sones. Pescato molto bene Salzano, libero sulla destra, cross di Salzano, rigore, calcio di rigore per fallo di Russo ai danni di Vialli, 41esimo minuto del primo tempo. Rigore affidato a Mancini. Gol. Mancini porta in vantaggio la Sampdoria. È il 42esimo minuto del primo tempo. Sampdoria 1, Milan 0. Calcio di rigore trasformato da Mancini, che rivediamo, e adesso questo gol cancella la possibilità dei supplementari. Allora, questo è il rigore di Roberto Mancini. Non c'era tanta gente allo stadio. Insomma, no, dire, era semivuoto. Semivuoto, era ancora semivuoto. Il vecchio Marassi, debordante veramente di calore e di passione. Sì, no, bello, bello. Come ti ho detto prima, non era previsto, doveva essere la nostra sera. Doveva essere la nostra notte, lo è stata dall'inizio alla fine, e lì abbiamo messo il primo tassello, ce la siamo goduta tutti. Tanta roba. Insomma, il gol di Sunes, tra l'altro, è andata
seguito poi da quelli Mancini, metteva un pochino in ghiaccio, diciamo, la partita. Ma è quello che dopo l'1-0, lo 0-1, anzi, l'1-0 qua segnato da Mancini, quali sono state le tue sensazioni da tifoso? No, non me lo chiedere perché non me lo ricordo. Non mi ricordo transagonistica niente. Per tutti i 90 minuti. Mi hai chiesto qual è la partita, io ti identifico, ma proprio non mi ricordo assolutamente nulla. Ti ricordi almeno dove eri? Insomma, eri in sud, voglio dire? Ero in sud, mi ricordo la festa, Genova in centro, poi San Pier d'Arena, in Piazza Vittorio Veneto, i Caroselli. Ci fu una coreografia particolare? Ci fu qualcosa di particolare pensato apposta per la partita? No, tranne una bandiera nei distinti, si vede per un attimo. Avevamo appeso una bandiera, c'erano tutti i pennoni nei distinti, avevamo fatto una bandiera grande, avevamo disegnato con la Coppa Italia 84-85, grazie Paolo. Era la... così per quello ti dico, non è mai stata in discussione, l'avevamo già in bacheca, la coppa era già in bacheca, come se gliel'avessimo ridata 10 minuti per fare la festa in mezzo al campo e poi l'avessimo rimessa in bacheca. Non era previsto che non vincessimo quella coppa. Che emozioni ti crea vedere il vecchio Marassi, non quello che vediamo attualmente, che peraltro insomma ha anche dei pregi oltre ai nostri quello difetti. Non è il vecchio Marassi, non è ancora il vecchio Marassi, quello lì non è il vecchio Marassi, quello lì è il Marassi intermedio. Perché il vecchio Marassi aveva le griglie molle, le reti da pollaio, lì invece erano già stati fatti dei lavori di adeguamento alle gradinate, erano già state messe le recinzioni intorno, griglia dura. Il Marassi che hanno conosciuto quelli vecchi e rimbambiti come me non era esattamente... Allora siamo una versione intermedia di Marassi, reti, sì, è vero. Le reti, le griglie rigide, invece fin negli anni 70 c'erano ancora le reti proprio da pollaio, erano state fatte delle uscite di sicurezza, degli adeguamenti, e c'è da tenere presente che quello era l'anno dell'Eisel, dove poi comunque hanno iniziato a cambiare tante cose. Era già accaduto l'Eisel o è accaduto dopo? Era già accaduto perché era maggio. Ecco, perché qua siamo al 25 maggio 85, vedi la bandiera? Quella bandiera centrale, forse poi... C'è un'altra cosa di cui parlare, 3 luglio 1985, data totalmente inusuale nella quale giocare una finale di Coppa Italia, c'era un caldo devastante, insomma. Ma immagino. Sì, ma no. Ma tu non te lo ricordi? Ma no. La Coppa, insomma, funziona quasi d'aria condizionata. Ma non è importante, ma guarda, perché per assaporare realmente quello che è stato quella Coppa, bisogna essere, come dire, per assaporare il denaro bisogna essere stati poveri. E noi lì, fino a quel momento lì, eravamo stati poveri, dei barboni, nemmeno poveri. Ma milanisti ce n'erano? Sì, ma poca roba. Vabbè, insomma, non è che fossero moltissimi. Milanisti che si sono praticamente quasi arresi al gol di Mancini, cosa potevano fare di diverso? Ma dopo circa un'oretta di gioco, dopo un quarto d'ora che si era entrati dagli spogliatoi, colpisce tutti a sedere. Gianluca Viale. Andiamo a vedere il gol. Passato il primo quarto d'ora del secondo tempo, siamo a 30 minuti dalla fine della partita e dalla segnazione della Coppa Italia. La partita si chiuderà in ogni caso al 90esimo, il colpo di testa di Battistini, lo stop di Renica, Sones, serve involontariamente Virdis, apertura di Virdis per Incocciati, tiro di Incocciati, parata di Bordone. Nel primo tempo aveva lavorato più Terraneo, nel secondo tempo viene chiamato al lavoro più spesso Bordon. Non era difficile questo intervento sul tiro di Incocciati, ma era delicato quello sul tiro di Bartolomei di poco fa. S'alzano, servito molto bene da Paganin, s'alzano al centro. Vialli. 2-0, Vialli. Diciassettesimo, Vialli raddoppia per la Sampdoria. Rivediamo l'azione. Guardate, al centro dell'area di rigore ci sono Mancini e Vialli. Mancini non riesce a prendere la palla per l'intervento di Icardi, ma la palla è a Vialli. E questo era il gol dunque di Gianluca Vialli. C'è peccato il commento, mi sa, quando siamo rientrati. Vabbè, ma è meglio, il bello della diretta, è quello che ci vuole in questi casi. Ti ho visto più emozionato per il gol di Vialli forse che per quello di Mancini, chiaramente no, uno è un tiro degli 11 metri. No, perché se no, finora poi le dietrologie assolutamente.
Non ho ti ho visto emozionato, la rifacciamo, ti ho visto emozionato in ugual maniera per i tuoi gol. Sì, allora, invece ti dico la verità, mi ha dato più gioia al primo ed ero emozionato prima. Forse il primo, lo giuro. Forse il primo era più difficile, perché comunque a scanso di dietro pesava quel pallone, pesava quel pallone di Mancini. No, poi a 20 anni, a 21 anni, e non so se hai notato, quei calzettoni abbassati. Mancini o Vialli, vabbè, era uno per l'altro, Mancini con i calcettoni, vuol dire che siamo proprio, è un calcio antico, oggi t'ammoniscono. Beh certo, anche la maglia fuori dai pantaloni, ai tempi la teneva solo Baresi, insomma. Eccolo qua, ce lo fanno rivedere puntualmente dalla regia, hanno praticamente tutti i calzettoni bassi. Era un calcio molto più tecnico, diciamo che insomma da un punto di vista anche della spettacolarità, la velocità di esecuzione, insomma, il ritmo era molto basso. Non ti dico che potrei giocare io perché non è vero, però questo è un gran gol. Poi lo manda a sedere e manda a sedere anche l'altro. Anche il tiro, un colpo da biliardo, non è un tocco di potenza ma infatti, ricorso alla precisione. Vale, guarda che il giocatore bravo qual è? Ecco, lui ha sbagliato lo stop, perché ha sbagliato lo stop, lui voleva portarsela sul sinistro. Gli rimane la palla lì, inventa una giocata lì sul momento. Quindi mette a sedere uno e poi praticamente mette a sedere anche l'altro. Tanto, correggimi se sbaglio, Vialli era stato acquistato, pagandolo peraltro anche parecchio, da Paolo Mantovani. Era un prospetto di grandissima futuribilità, questo lo sappiamo, glielo riconosciamo tutti, però qualcuno ai tempi adombrava un po' il fatto che fosse bello, sì, bravo, però non propriamente un goleador. Poi la sua carriera ha smentito questi pareri. Nell'84 avevamo Francis. Bisogna pensare che nella Samp c'era Trevor Francis centravanti e poi insieme a Francis era arrivato Roberto Mancini che aveva segnato 9 gol all'esordio, quindi grandi speranze, grandi promesse, e arrivava Vialli che non faceva il centravanti a Cremona, addirittura credo facesse anche il tornante, giocava col 7, giocava, e quindi non era propriamente al ruolo. Infatti Mancini aveva il 9. Io Vialli lo ricordo anche con l'11. Sì, Mancini subito al 9. Vialli lo ricordo anche con l'11. Ha giocato con tutti i numeri. Poi è diventato il 9. Guai a chi l'ha toccato. Senti un po', ma sul 2-0 di Vialli cosa succede in sud? È finita? Cioè, insomma, il Milan può andare a casa. Era finita prima. Il gol lo fa al 61esimo. Tecnicamente poteva finire anche lì, voglio dire, nel senso. Il Milan poteva andare a casa, fare bagagli. Se ti ho detto che per noi era finita alle 6 del pomeriggio, puoi capire sul 2-0. Sì, quindi insomma il sogno stava diventando realtà. Come hai vissuto tu personalmente? Festa, e lo stadio era già festa quasi in campo, diciamo. Festa continua. Una festa andata, è iniziata al pomeriggio e finita, anzi, è iniziata al ritorno da Milano. Ed cioè, è finita già dopo l'andata in pratica si era deciso. Sì, 1-0 a Milano, finale. Come puoi pensare? Poi così con l'entusiasmo che avevamo, non era previsto, non quel giorno, insomma, nessuno poteva provare a rovinare la festa dei tifosi bucercati. E non l'ha fatto nessuno, per quello io la identifico come partita molto, molto, molto importante. Da lì è nato molto. Ci ha provato in parte, ma direi, insomma, come cercare di indorare la pillola, come suol dire, il buon Pietro Paolo Virdis che segna il 2-1, ma insomma pochissima roba. Noi andiamo a vedere perché per dovere cronachistico, mettiamola così, siamo costretti a riportare quello che è accaduto realmente, quindi la Samp non vinse 2-0 ma 2-1, quindi andiamo a vedere il gol di Virdis, ma è praticamente una virgola in un mare di bandiere blucerchiate, vediamo. È sotto di 2 gol il Milan, ma è degno avversario di questa prorompente Sampdoria, tanto che a 20 minuti dalla fine la Sampdoria conduce per 2-0, che in aggiunta all'1-0 dell'andata rappresenta un vantaggio notevole. Adesso scarnecchia, prova Incociati, Di Bartolomei, Virdis, scarnecchia, tiro di scarnecchia, Virdis fuori, no, gol, Virdis, gol. C'era un po' l'ombra del fuorigioco, vedo che anche il mitico Martellini dice forse no, poi dice no, forse gol, torna dietro festeggiando. Onestamente, il Milan ci credeva secondo te lì? No, non ci credeva. No. Non poteva crederci? No. Neanche se avesse avuto Berlusconi presidente. Cioè, ma non c'era diciamo, il rischio che secondo te, tifoso, che la squadra potesse, calcolabile, diciamo,
che potesse comunque subire un rilassamento, no? Il 2-1, è vero che c'era quel gol all'andata che sei, pesava si come vede un che macigno. Sei giovane. Se io tu ho sempre avessi paura, visto, no? Se tu avessi visto giocare quella Sampdoria lì con Sunes in campo, Sunes era la chioccia che prendeva per mano tutti e gestiva la partita. Non poteva essere. Io sono giovane, tremavo anche sul 3-0 col Pescara quest'anno, per cui insomma ho dei patemi tutti miei, dei quali non Ma ci davvero, posso fare tu nulla, però. Se avessi visto quella Sampdoria lì giocare, c'era Sunes che a un certo punto si metteva come se fosse messo davanti a tutti e avesse detto: vabbè, adesso venite qua, ci sono io qua davanti a tutti, vediamo, no, Breivard. L'atteggiamento era quello, quindi non era possibile che ci fosse un rilassamento, e poi eravamo già in là, adesso non mi ricordo quando ha segnato, ma era davvero come tempi difficile che facessero due gol. Te lo dico io, era esattamente il 66esimo, quindi 5 minuti dopo Vialli che aveva segnato al 61esimo, però con ogni evidenza, insomma, troppo pochi per cercare di tentare l'impresa. Anche dai riflessi filmati che state facendo passare, ti rendi conto che era una partita dai ritmi compassati, dove non ci credeva il Milan. Non c'era questa intensità, per cui dice, è vero che era il 3 luglio e faceva caldo, ma non c'era questa grande intensità nella partita che ti mettesse paura, dico la verità. C'erano gli specchi del mercato, non si sentiva parlare di mercato allora, eravamo già a luglio, nel senso sì che era un calcio differente, però insomma. Sì, il mercato lì si faceva fino, non so, forse al 15 luglio, al 20 luglio, e andavi dalle edicole in Corso Torino a San Pier d'Arena a mezzanotte e mezza a comprare il secolo per sapere chi avevi comprato all'ultimo momento. Non c'era internet, insomma, lo possiamo dire. Non c'era esatto. Internet. Vabbè. E no, e non c'era il mercato ampio. Quello di oggi, insomma, compravendite, sì, la legge, esatto. Bosman poi fondamentalmente ha cambiato tutto. Andiamo a vedere ancora un po' di premiazione, perché c'è un contributo. È il momento proprio, più bello. Il momento più bello, proprio dove Nando Martellini, con la sua voce straordinaria, pastosa, da vero giornalista qual era, ci racconta un po' che cosa stava accadendo proprio in presa diretta. Questa è la prima soddisfazione della Sampdoria di Paolo Mantovani e soprattutto di Paolo Mantovani. Ecco, Matarresi a sinistra, Mantovani a destra, il capitano della Sampdoria, Scanziani, che riceve la Coppa Italia. L'anno prossimo la Sampdoria nella Coppa delle Coppe, il Milan in Coppa UEFA. Ed ora, signori, con queste immagini della vittoria di Coppa Italia si conclude la stagione calcistica 84-85. Buone vacanze. La riapertura delle ostilità a Ferragosto con la Coppa Italia, la prima domenica di settembre con il campionato. Buone vacanze. Grande festa, Hai voglia. Non, si vede dalle immagini. Si capisce dalle immagini. Ora sei realmente commosso e non hai riferito a nessun giocatore in particolare. Semplicemente il primo trionfo della Samp. Finalmente quello che era stato sognato per tantissimo tempo è diventato realtà. È lì ci siamo seduti. E gli abbiamo detto: adesso qua ci siamo anche noi. Era davvero questa la visaglia di quello che sarebbe successo, secondo te? No, cioè, era la realtà. La realtà, però, nel senso. Diventava realtà, quarto posto, che voleva dire Coppa UEFA. L'ultima partita con l'Atalanta l'avevamo giocata in casa. E avevamo festeggiato la Coppa UEFA. E 2 anni prima avevamo festeggiato il ritorno in Serie A. Poi abbiamo festeggiato a De Ferrari la Coppa UEFA. Poi abbiamo festeggiato la Coppa. Eravamo sempre a De Ferrari. Beh, insomma, perché abbiamo vinto qualcosa, se no non ha senso andare a Ferrari. C'era sempre qualcosa da festeggiare, non si capisce. Andiamo a vedere un po' di voci con il giornalista dell'epoca, che se non sbaglio era proprio Giorgio Bubba. Andiamo a cercare di rivivere quell'atmosfera. Peraltro il cronista Rai, che appunto doveva essere Giorgio Bubba, si avvicina verso le griglie della Sud, chissà che magari da qualche parte non ci sia anche Enzo Pierotta. Contestatissimo dai sandoriani. Vabbè, insomma, fa delle domande che sono assolutamente molto simpatiche, mettiamola così, un po' sui generis. Vediamo il contributo e poi lo commentiamo insieme. Questo è il 91esimo minuto e questa è la gradinata Sud.
La Sampdoria è in Coppa delle Coppe, ha conquistato questo ambito traguardo battendo il Milan due volte, la prima l'andata per 1-0 a Milano, la seconda per 2-1. Lo stadio, al colmo degli spettatori, è impazzito di gioia, ma rispettando l'ordine dato da Paolo Mantovani, nessuna invasione, soltanto tanto tifo, si attende il momento della premiazione, mentre intorno ai giocatori è festa. Ed è la Garinata Sud che è ancora inquadrata, che in un unico grido è Doria, Doria. Ci avviciniamo un secondo a questa gradinata. Di dove siete voi? Siamo troppo forti e basta. Di dove siete? Genova. Tutti Genova, tutti sandoriani? Sandoriano spiegatello! Siamo più forti, siamo più forti, abbiamo vittorio, l'unità. Vieni a Mantovani. Presidente, è un'apoteosi. Sì, è molto bello. Sono felice perché il sorteggio ci ha dato la possibilità di far vedere a Genova e ai nostri tifosi questa bella vittoria. Ma come può essere così compassato? Per Genova è una data storica. Sì. Nel calcio e in qualcos'altro Genova non raggiungeva questi traguardi da un'epoca impossibile. Ebbene, oggi il miracolo è accaduto e io dico grazie a tutti, perché è stata veramente, a mio avviso, una bella partita. Quando ha cominciato a credere che la Sampdoria avrebbe vinto la Coppa Italia? Non lo so, è andata così. E adesso abbiamo il passaporto pronto, presente. Adesso andiamo domani a tirar su una bella estrazione. E poi andiamo in Europa. Sì. Vi accetta i complimenti? Grazie. Arrivederci. Paolo Mantovani era di una straordinaria semplicità, insomma. Secondo me qua mentiva spudoratamente. In maniera spudorata, dice? Sì, no, mentiva come atteggiamento. Non ci credo che lui dentro fosse calmo e riflessivo così come voleva far apparire. Secondo me lì cercava di mostrarsi diverso da quello che era dentro realmente. Leggo però... Il Paolo Mantovani vero, c'è un'immagine in cui entra in campo e saluta tutti con le mani alzate. Secondo me è lì che sfoga, e se ci fosse un'immagine di fronte, cosa che non è possibile, si vedrebbe... Eccolo qua, guarda come sono precisi. È lì. Sta entrando e sta salutando. Nel lui tra l'altro dice, saluta... sono contento per quello che abbiamo fatto vedere, tipo i sandoriani e a Genova. C'è forse un primo segnale anche verso la città, come sì. Dire, non mettetemi i bastoni tra le ruote, perché io voglio fare grandi cose. Sì, perché sei anni dopo dice una vittoria da Guanno, buonanima, gli chiedono la vittoria di Genova e lui dice no. Di sandoriani. Quindi, eccolo qua. Beh dai, però seraffico, straordinario stile direi qua, non mi sembra eccedere in nulla. No, infatti lui non eccede e secondo me si sforza, conoscendolo un po'. Magari dentro probabilmente. E però devo dire poi bello vedere, sai, qua devo rifletterci sopra, quindi vedere le vecchie facce, anche gente che non c'è più, Montefiori. Ho visto che facevi Rolandi, la collezione. Montefiori, Rolandi, Garufi. Tutti e tre sono stati presidenti della Sampdoria, certo. C'è Gherardi, Ernesto, insomma un sacco di facce. Papà di Tito che è sempre qui a raccontarci, la gara, chi ne ha di più. Chi più molto di più magro. Molto chi, più Tito magro. O Ernesto? No, Ernesto, vabbè, anche Tito, si vede magro. Anche Tito è magro. Sono. Tito non è magro, ma si vede quando era magro raccattapalle, l'ho visto anche durante le immagini. Insomma, c'erano tutti quelli che poi hanno contribuito a fare a modo loro una storia, una parte di storia della Samp. La storia della Samp, diciamo, quella legata alle vittorie, inizia lì. Insomma, la tifoseria se ne stava rendendo conto. Da lì poi l'anno dopo abbiamo di nuovo giocato una finale persa contro la Roma. Fu un anno travagliato, però eravamo lì, eravamo seduti al tavolo, al banchetto. Quello è importante. Quattro le Coppe Italia in bacheca, le finali sono di più. C'è un rapporto particolare tra la Samp e la Coppa Italia? Perché il tifoso medio blucerchiato ci tiene parecchio. È una competizione, ora è diventata qualcos'altro. In Italia viene abbastanza snobbata. Ma il tifoso doriano medio ci tiene molto. L'esodo dei 20.000 con la Lazio nel 2009 lo ricordiamo tutti. Insomma, non è vero perché era, diciamo, un'occasione dopo tanto tempo. Non è solo quello il discorso. È che evidentemente... c'è un legame particolare con questa competizione che, ribadisco, piaceva molto a Paolo Mantovani.
Mettiamola così, abbiamo fatto questo affidamento, questo affido a distanza, no? E è venuta talmente tante volte a trovarci la coppia che ci siamo affezionati. E quindi quando possiamo andiamo sempre a rincontrarla. Abbiamo stretto amicizia come su Facebook, va bene. Siamo assolutamente in chiusura. Io ringrazio Enzo anche perché l'ho visto veramente partecipe, anche se a tanti anni di distanza da... Cosa? Ritengo davvero che quello lì fosse il primo momento da incorniciare, la prima Coppa Italia, il primo figlio, come non so A botta che calda, Milan Sampdoria metafora. 0-1 Chiorri, quella che raccontasti l'anno scorso, e questa qual è di più la tua partita? No, beh, non lo so, Non lo non lo sai, so, vabbè. non lo so. Non lo sai, è la stessa risposta di Mantovani, non lo so. Sto tutti piazza del cuore. Vabbè, insomma. Allora, io ringrazio ovviamente Enzo Tirotta, ti inviterò Grazie a voi. non appena avrei voglia di ritornare a raccontarci un'altra gara, tanto ormai lo so che scegli solo quelle col Milan, quindi magari facciamo, non so, il 2-1 oppure ne sceglieremo un'altra, quello con Pazzini, non lo so, potrei scegliere tu E quello. rigorosamente non mi documenterò prima. Vengo a riscoprirla qua con voi, come l'altra Vieni a volta è anche riscoprirla con noi, è questa. un viaggio della memoria. Grazie Enzo dunque per essere stato con noi. Momento di d'ora si chiude qua, ma ritorna puntualmente fra 7 giorni. Buon proseguimento di serata con la programmazione di Samp TV.